concentrazione e sentire appena appena il rumore del pennello sulla carta o i pensieri che vagano nella mia testa. Spesso sono pensieri che poi sono delle idee che vanno a costruire forse un principio di libro. Di questi pensieri ne ho forse uno al giorno, poi ciò che resta invece sono pochi. Il volto silenzio lo do con l'acqua sul foglio. Per dipingere, per costruire le mie immagini, io uso l'acqua. L'acqua prima del segno, l'acqua che viene lasciata sulla carta e che trasporta il colore. Così facendo non si sa mai che cosa accade. Ci possono essere degli imprevisti che fanno diventare delle macchie, semplicemente delle macchie. Altre volte invece, ed è la migliore delle situazioni, è che quella macchia diventa precisamente quella figura, quella situazione. E io lo spero sempre, deve accadere un miracolo. Le immagini hanno un potere fortissimo. Le immagini possono essere disturbanti, possono aiutare a concentrare. Ho capito tardi che, per esempio, le mie immagini, ma anche quelle di altri, è meglio stamparle e metterle al muro, perché queste devono essere viste. E non si vedono quando le appendi, si vedono mentre vivi, mentre fai quello che devi fare ogni giorno, il tuo occhio cade su quell'immagine lì. Ed è per questo che si mettono le immagini al muro. Io sono sempre stato abituato a fare le immagini, ma a lasciarle e a depositarle nel cassetto. In questi ultimi anni penso di aver capito che per vedere bene cosa ho fatto e quello che a me piace, è meglio riprodurle, stamparle oppure incorniciare degli originali e averle sempre sotto gli occhi. Ecco, così facendo si vede meglio e si capisce che cosa si è fatto. Le immagini hanno un potere fortissimo. Le immagini possono essere disturbanti, possono aiutare a concentrare. L'illustrazione è un modo di comunicare attraverso degli strumenti che sono infiniti. Si usa anche la fotografia, si usa il collage, si usa la tecnica digitale. È un modo per parlare di qualsiasi cosa. Le immagini, le illustrazioni che mi interessano di più sono quelle che hanno un tempo che si apre all'interno dello sguardo dello spettatore. Si apre vuol dire che inizia un tempo che non è solo quello presente di quello che si vede in quell'illustrazione lì, ma la tua testa può immaginare un passato, un immediato passato e anche un futuro. E allora lì quell'immagine diventa narrazione. Per me quello vuol dire illustrazione. La sfida più difficile per un illustratore è essere completamente se stesso. Lavorare al servizio degli editori con un testo che è stato imposto anche, non deve essere un muro rispetto alla propria libertà. Quindi lavorare su un testo di Calvino piuttosto che di Rodario, come mi è capitato recentemente di Claudio Magris, deve essere semplicemente un aumentare la propria libertà. Propria libertà vuol dire essere completamente se stessi e quindi utilizzare gli strumenti propri nel modo più sincero. E questo lo si percepisce, perlomeno io come autore lo percepisco.
e mi sento autentico quando vedo che non mi ripeto. Gli strumenti magari sono gli stessi, ma ci sono delle variazioni sul tema, ci sono delle uscite fuori da alcuni limiti che magari mi ero imposto, che fanno sì che quel lavoro diventi vivo, si apra, no? Ed è la situazione che io auspico sempre quando lavoro. Un lavoro che non ho mai fatto o che ho fatto in parte è un fumetto, quindi con i balloon, con le parole, con una sceneggiatura. Da un po' di tempo sto rincorrendo delle storie che mi stanno suggerendo delle persone anziane qui nella mia città, Mantova, che parlano del fiume Po. Ho già fatto un libro sul fiume Po, si chiama Fiume Lento, ed era un libro senza parole. Queste storie che mi stanno raccontando potrebbero invece prevedere un testo scritto, scritto da me, e quindi proverò a portare questi racconti orali straordinari che sono accaduti tra gli anni 50 e gli anni 60, proverò a trasportarli con le mie parole. Ecco, questa è la vera sfida. Quindi un graphic novel, ecco, sì, mi piacerebbe tanto farlo.